discorso si fa interessante, diventa sempre più profondo, esigente, tant'è che coloro che sono con lui, mentre parla di sé come pane vivo disceso dal cielo, come pane da mangiare per avere la vita eterna, e attenzione, il verbo usato non è al futuro soltanto, ma al presente: chi mangia di questo pane ha la vita eterna, il che significa davvero che è un dono riservato a coloro che credono in lui e coloro che vivono di lui. Però ecco, non lo comprendono, trovano difficoltà ad accettare tutto questo, gli sembra che questo sia un mistero troppo profondo, troppo difficile da digerire, e allora è per questa ragione che se ne vanno un po' tutti, perché appunto non accettano questa realtà. E poi Gesù, che non è interessato dall'audience, potremmo dire, non vuole, dei linguaggio attuale, procurarsi dei followers, si rivolge ai più stretti collaboratori, ai 12, e dicendo loro: volete andarvene anche voi? Perché se volete andarvene anche voi, sempre quel gioco di grazia e libertà, siete liberi anche di andarvene serenamente, perché siamo liberi infatti di accettare, non accettare, accogliere, credere e non credere. Dopo un po', evidentemente, di riflessione, Pietro si rivolge a lui e gli dice: Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. Probabilmente non ha capito fino in fondo il mistero che viene annunciato da Gesù, il mistero della sua presenza, però ha fatto l'esperienza di essere amato, ha fatto l'esperienza almeno di stare bene con Gesù, di vivere la gioia dell'incontro, della comunione, della fraternità. Allora anche noi, è vero, non sempre possiamo capire fino in fondo e in pienezza quello che ci accade in termini spirituali, e non sempre possiamo dare una lettura spirituale comprensiva delle cose che ci accadono, dei misteri in cui ci imbattiamo, però una cosa è certa, che con Gesù si sta bene, con Gesù, ecco, si vive bene. Abbiamo l'animo pacificato, riusciamo a perdonare, riusciamo ad amare. Allora si tratta di amare come lui, di perdonare come lui, di vivere come lui, di fare i gesti che lui fa, della sua vicinanza ai poveri, agli umili, ai reietti del mondo. Allora dobbiamo chiedere al Signore, lo faccio con le parole di Don Tonino Bello per concludere questa riflessione che ho annotato su questo foglio: salvaci Signore dalla presunzione di sapere tutto, dall'arroganza di chi non ammette dubbi, dalla durezza di chi non tollera ritardi, dal rigore di chi non perdona le debolezze, dall'ipocrisia di chi salva i principi e uccide le persone. Toccami il cuore, rendimi trasparente la vita, perché le parole, quando veicolano la tua, non suonino false sulle mie labbra. E la falsità, aggiungo, la si coglie quando le parole sono belle, sono intense, sono cariche di amore, di spiritualità evangelica, ma i gesti non corrispondono alle parole pronunciate. E direi che di questo molto spesso ci accusano i non credenti di essere, appunto, come cristiani incoerenti, di vivere la fede con superficialità. Ecco, che il Signore ci aiuti ad essere particolarmente, ci aiuti ad essere attenti ai più poveri e sfortunati, come quelli che incontriamo proprio in questo momento mentre realizziamo questo video, di essere solidali con chi è in difficoltà, con chi è emarginato e con chi si trova fuori dal cerchio delle persone privilegiate del mondo. Buona domenica a tutti.